Emergenza coronavirus, focolaio in una RSA di Marsico Vetere, 28 tra ospiti e operatori, risultati positivi, stamane il decesso di una 93enne, 47 in totale i casi di contagio accertati nelle ultime ore. Violenza di gruppo su due minorenni inglesi a Marconia di Pisticci durante l'incidente probatorio, una delle vittime riconosce i quattro indagati per stupro. Nel solo mese di agosto in Basilicata sono state autorizzate 1,5 milioni di ore di cassa integrazione con causale Covid. Il dato elaborato dall'INPS è stato diffuso dalla UIL. Con il gusto oro lucano, il maestro gelatiere di Pignola Luigi Bonansegna si aggiudica il podio dello Sherbet, il Festival Internazionale del Gelato. Riparte oggi il campionato di Serie C, esordio in casa per il Potenza contro il Catanzaro. In campo anche le lucane di Serie D, Picerno, Francavilla e Rotonda, tranne il Lavello. Rinviato il match contro il Molfetta a causa della positività al Covid di alcuni calciatori. Buona domenica e ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV in apertura. Parliamo di coronavirus e lo sentivate dai titoli. Dopo mesi c'è una nuova vittima in Basilicata, è la 29esima dall'inizio dell'emergenza. Si tratta di una 93enne di Paterno, ospite di una casa di riposo a Marsico Vetere, dove in mattinata sono emersi 28 positivi. Pesante il bilancio di questa domenica. Complessivamente sono 47 i casi riscontrati oggi. Facciamo il punto con Michelangelo Russo. Muta ancora la geografia dei contagi e a distanza di 24 ore i casi raddoppiano e purtroppo dopo 2,5 mesi di apparente calma c'è da registrare anche un decesso, quello della 93enne di Paterno, ospite di una casa di riposo di Marsico Vetere che proprio tra venerdì e sabato era stata trasferita dall'ospedale di Villa d'Agri a San Carlo in considerazione delle sue condizioni di salute. È morta nella notte nel reparto degli infettivi. Scatta inoltre l'allarme contagi in tutto il Potentino e torna la paura in Val d'Agri, dove è stato scoperto un focolaio nella struttura in cui alloggiava proprio l'anziana signora. In tutto sono 47 i casi nuovi in Basilicata su 519 test processati nella giornata di ieri e 28 sono stati riscontrati in Val d'Agri nella casa di riposo, 20 positività su degenti e 8 sugli operatori asintomatici. Tutti gli operatori positivi sono ora in isolamento, mentre si sta tracciando la filiera dei contatti dei familiari che saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Anche per gli operatori negativi si è provveduto all'isolamento domiciliare. Bisogna interrompere la catena epidemiologica ed è per questo che insieme alle autorità sanitarie e alla Regione Basilicata si è deciso di isolare la struttura, pur garantendo i servizi essenziali, afferma il primo cittadino Zipparri. Per il resto, 4 i casi scoperti al pronto soccorso di Lago Negro su persone residenti a San Severino, Lucano, Lauria, Lago Negro e una donna calabrese incinta. Altri 4 positivi poi a Potenza in una famiglia e altri 3 a Venosa, sempre legati al cluster dei giorni scorsi. A Tramuto la positiva anche la moglie del cittadino ricoverato ieri. A Melfi e Pescopagano cresce di un'unità il numero già alto dei contagiati. Sarebbe legato al focolaio della città federiciana anche il caso individuato a Rapolla. Confermata la positività della parte oriente di Pietragalla, infine i casi di 2 cittadini di Altamura. I casi attuali ora sono all'incirca 250, 9 i guariti, di cui 3 a Tricarico, stabili ricoverati 14. Lo stupro di gruppo su 2 adolescenti inglesi a Marconia di Pisticci, verificatosi la notte tra il 7 e l'8 settembre scorsi. Ieri mattina al Tribunale di Matera è cominciato l'incidente probatorio, andato avanti fino alle 21 di ieri sera. Interrogata per oltre 12 ore solo una delle due vittime, che ha riconosciuto tutti gli indagati. L'altra ragazzina sarà ascoltata domani. I 4 giovani arrestati comparsi ieri davanti al GIP sono Michele Masiello, Alberto
Roberto Lopatriello, Alessandro Zuccaro e Giuseppe Gargano, che hanno un'età compresa fra 19 e 23 anni. Sono accusati di aver commesso la violenza sessuale contro le due ragazze in vacanza in Basilicata durante una festa che si è svolta in una villa di Marconia di Pisticci. Al loro arresto la polizia è arrivata sia con le testimonianze delle vittime della violenza e di altre persone, sia attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della villa che stiamo vedendo. L'udienza davanti al GIP di Matera Angelo Onorati è andata a rilento per la traduzione delle parole della turista inglese ascoltata, ma anche per il rispetto delle norme anti-Covid. L'incidente probatorio, come detto, riprenderà domani mattina. Un 27enne è rimasto ferito stamane durante una battuta di caccia in una zona boschiva di Matera in compagnia di altri cacciatori, tutti del posto. Il 27enne si trovava dietro in un cespuglio quando è stato raggiunto da un colpo di fucile al gluteo perché scambiato per un cinghiale da uno dei suoi compagni di caccia. Il giovane, che non è in pericolo di vita, è stato trasferito in elicottero dall'ospedale di Matera ad Acquaviva delle Fonti. Gli agenti della squadra mobile di Matera hanno sequestrato il fucile e denunciato il responsabile all'autorità giudiziaria per lesioni personali. Nel solo mese di agosto in Basilicata sono state autorizzate 1,5 milioni di ore di cassa integrazione con causale Covid-19. Il dato elaborato dall'INPS è stato diffuso dalla UIL, ce ne parla Mariolina Notargiacomo. In 5 mesi di convivenza con l'emergenza epidemiologica, la cassa integrazione ha fatto registrare gli stessi numeri complessivi del triennio di piena crisi economica, quello che va dal 2013 al 2015. Nel solo mese di agosto sono state poco meno di 1.500.000 le ore di cassa integrazione autorizzate in Basilicata con causale Covid-19. Secondo il report dell'osservatorio INPS, che ha stilato il dettaglio per tipologia di intervento, 725.000 ore sono dai fondi di solidarietà, 470.000 CIG ordinaria e 250.000 quella in deroga. Preoccupata la UIL, che per bocca del segretario regionale Vincenzo Tortorella evidenzia una stagnazione rispetto all'annunciata ripresa, contesto, fa notare Tortorelli, già aggravato dai continui incrementi di casi di contagio tra i lavoratori lucani, che a parere del segretario costringono a tenere alta l'attenzione sulle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rischio che avvertiamo più forte, aggiunge il numero uno della UIL lucana, è che la pandemia acuisca il divario nord-sud e le indicazioni della Svimez mettono in guardia su questo pericolo. Dalla giunta regionale di Basilicata, che pure in passato ha parlato di strategie unitarie delle regioni del sud senza però darne seguito, aspettiamo almeno le prime idee di quello che sarà il piano strategico regionale. Nel frattempo la UIL chiede che siano messi in campo strumenti straordinari. L'Europa ci chiede di utilizzare i nuovi finanziamenti da dedicare a progetti che riducano le disuguaglianze per una maggiore coesione sociale tra nord e sud, continua Tortorelli, e a superare l'enorme gap anche nei diritti di cittadinanza. Noi il nostro piano lo abbiamo presentato, aggiunge. Un grande programma regionale finanziato da un fondo unico anticrisi, dice, sostenuto attraverso la riprogrammazione dei fondi comunitari 2014-2020, quelli residui non impegnati dalla giunta regionale, dalla quale non abbiamo ricevuto, aggiunge Tortorelli, ancora nessuna risposta. Prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori del settore alimentare per ottenere l'applicazione in tutti i comparti dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale sottoscritto lo scorso 31 luglio. In previsione dello sciopero di 4 ore proclamato per il 9 ottobre, le federazioni regionali di FAICISL, FLAI, CGL e UILAUIL riuniranno gli attivi unitari martedì 29 settembre a partire dalle 9.30 alla Parco Hotel di Potenza. Interverranno i segretari regionali di categoria Vincenzo Cavallo, Vincenzo Esposito e Gerardo Nardiello e i segretari confederali Angelo Summa, Enrico Gambardella e Vincenzo Tortorelli. I lavori saranno conclusi dal segretario generale della FAICISL nazionale Onofrio Rota. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Fai ripartire la tua azienda con La Nuova, quotidiani, TV e web.
Richiedi il tuo bonus pubblicità 2020, agevolazioni sugli investimenti pubblicitari e rimborso al 50%. Per informazioni contattaci al numero 0971 47 65 52 o tramite mail all'indirizzo info@lanuova.net. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG. Dopo i numerosi interventi per i danni causati dal maltempo, ancora un turno notturno impegnativo per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, intervenuti ieri sera intorno alle 23 alle porte di Rio Nero per l'incendio di un escavatore. Grazie al pronto intervento dei caschi rossi del distaccamento di Melfi, il mezzo è stato interessato dalle fiamme solo parzialmente. Alle 5.40 poi, come stiamo vedendo dalle immagini, intervento nella zona PIP di Palazzo San Gervasio, dove un incendio ha mandato in fumo 8.500 rotoballe di fieno. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause alla base dei due roghi. Sul posto anche i carabinieri. Si intitola San Rocco, un santo per amico, il libro di fratel Costantino De Bellis, procuratore europeo dell'Associazione Amici di San Rocco, che annovera diversi gruppi anche in Basilicata, una delle regioni più devote al santo. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Un volume dedicato alla storia, al culto e alla devozione di San Rocco. Fratel Costantino De Bellis, procuratore europeo dell'Associazione Amici di San Rocco, che in Basilicata può vantare la presenza di diversi gruppi, ha voluto scrivere un libro per far conoscere il santo nella sua semplicità e nella sua spiritualità. San Rocco, in questo semplice lavoro, si presenta oggi più che mai come un santo a noi attuale, vicino alle necessità dell'uomo, che dinanzi a tanti travagli, guerre, ingiustizie, povertà ed epidemie si vede impotente ed impaurito. San Rocco, un santo per amico, come dice il titolo di questo volume, è un santo semplice, un santo umano, è il campione dell'umanità che soffre e spera. In Basilicata il culto di San Rocco è attestato già nel XVI secolo a Monte Scaglioso, ma sono tantissimi paesi lucani in cui il culto è molto sentito e partecipato. Basti pensare a Tolve, senza dubbio una delle comunità più devote a San Rocco, passando poi per Baragiano, Campomaggiore, Castelmezzano, Grottole, Pisticci, Senise, Venosa e tanti altri. Decine di comunità che attraverso il libro di fratel Costantino potranno rivivere le origini e il senso di questa profonda devozione. Domani mattina a San Fele incontro con la coordinatrice della cabina di regia Benessere Italia Filomena Maggino per firmare un accordo quadro che consentirà di istituire una cabina di regia sul benessere dei cittadini a livello territoriale. Per la regione interverrà il vicepresidente della giunta Francesco Fanelli. I lavori saranno introdotti dal sindaco di San Fele Donato Sperduto, comune capofila della rete Antenna PON che comprende 90 amministrazioni locali. Martedì analogo incontro in Puglia a Gioia del Colle. Il lucano Luigi Bonansegna si aggiudica lo Sherbet, il festival internazionale del gelato svoltosi in Sicilia. Il maestro gelatiere di Pignola conquista il podio con il suo gusto oro lucano. Il servizio è di Alessandro Panuccio. Signore e signori, all'edizione 2020 di Sherbet, il vincitore del concorso Procopio Francesco Couteau dice che il miglior gelato artigianale è oro lucano di Luigi Buonansegna. Ha messo in fila 50 maestri gelatieri da altrettante città e 9 nazioni, dal Brasile al Giappone. Con il gusto oro lucano e Luigi Buonansegna della gelateria Officine del Gusto di Pignola, il vincitore dell'11ª edizione del concorso internazionale Procopio Francesco Couteau dello Sherbet Festival, che si tiene in Sicilia a Catania.
Buonansegna ha convinto la giuria con un gelato al gusto di cioccolato bianco allo zafferano, variegato con confettura di albicocca e granella di pistacchio tostato e salato. Dietro di lui tre ex aequo. Per me Sherbet è il sogno di una vita, ha raccontato Luigi Buonansegna dopo aver ricevuto la notizia. Poiché, lo ricordiamo, vista l'emergenza sanitaria in atto, la rassegna si è svolta a porte chiuse, con i maestri gelatieri ad assistere l'intera sessione di assaggi della giuria, collegati via streaming. Luigi, dopo un lungo periodo fuori, è tornato da 3 anni in Basilicata per aprire la sua gelateria. Già essere stato selezionato, spiega, è stata per me una bellissima sorpresa. Aver vinto il concorso è gioia pura, non riesco ancora a comprendere appieno quello che mi è accaduto. Per il momento posso solo dire che stiamo festeggiando in gelateria, perché questa non è una soddisfazione solo per me, ma è un successo che condivido con il mio paese, Pignola, con la mia gente e con la Basilicata, che è una terra fantastica, ma troppo spesso dimenticata. A congratularsi con lui anche il sindaco di Pignola, Gerardo Ferretti, che ne esalta la dedizione. Una scelta, quella di Luigi, di credere nella sua terra e di portare un prodotto d'eccellenza e di chiamarlo Oro Lucano. L'orgoglio, conclude Ferretti, è tutto nostro di ospitare a Pignola una bella storia, una gelateria artigianale presa di scelta e di passione. E siamo allo sport. Riparte oggi il campionato di Serie C, esordio in casa per il Potenza contro il Catanzaro. In campo anche le lucane di Serie D, Picerno, Francavilla e Rotonda, tranne il Lavello. Il match contro il Molfetta è stato rinviato a causa della positività al Covid di alcuni calciatori. Facciamo il punto con Donato Valvano. Finalmente si ritorna in campo. Dopo la revoca dello sciopero indetto dall'asso calciatori può cominciare la stagione 2020-2021 nel campionato di Serie C. Debutto casalingo per il rinnovato Potenza, che ospiterà oggi pomeriggio al Viviani il Forte Catanzaro. Partita che si giocherà a porte chiuse per le disposizioni del Consiglio dei Ministri in vigore fino al 7 ottobre. Gara particolare per i due ex giallorossi Giuliano e Di Livio, l'anno scorso insieme nelle fila delle Aquile del Sud per lo stesso Sommala, cui ultimo esperienza in panchina è stata proprio con i giallorossi. Fischio d'inizio fissato per le 17:30. Riparte anche la Serie D. Nel girone H non scenderà in campo il Lavello, che avrebbe dovuto sfidare il Molfetta al Pisicchio. Quella dei Downi è una delle 10 partite rinviate dalla Lega Nazionale Dilettanti su segnalazione delle ASL locali in materia di sicurezza per le norme anti-Covid. Si giocherà regolarmente invece a Villa d'Agri con il Picerno che ospiterà il Taranto. In casa anche il Francavilla, che al Fitti Paldi riceverà il Portici. Nel girone I esordio alla Disanzo per il Rotonda contro il Troina. Fischio d'inizio alle ore 15. In campo anche le formazioni regionali con il primo turno di Coppa Italia di eccellenza e promozione con Ripacani da Melfi, Real Tolve Vultur e Paternicum Brienza come piatto forte. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 20. Grazie per la cortese attenzione, ancora una buona domenica.